prossimo candidato, anzi la prossima candidata. Lei è Vittoria Giannini, viene dal mondo dell'agraria, di agraria, ed è un ricercatore a tempo determinato presso il nostro Ateneo. Vittoria, in bocca al lupo, anche tu, 3 minuti. Mi sentite? Lo sapevate che uno splendido e raggiante girasole può essere considerato una pianta infestante? Oppure, come più comunemente noto, malerba o erbaccia? Ebbene sì, si definiscono piante infestanti tutte quelle piante che si trovano in un ambiente in cui noi non le vogliamo e che, non rappresentando alcuna funzione da un punto di vista produttivo nell'ecosistema agricolo, di fatto vengono considerati una minaccia per le piante coltivate per motivi di competizione o di parassitismo. È per questo motivo che dagli anni 40 del Novecento tutta una serie di ricerche sono state finalizzate all'ottenimento di molecole che potessero combattere e limitare quindi in maniera efficace la presenza di queste piante nell'agroecosistema. Sono Vittoria Giannini, una ricercatrice di agraria della facoltà, appunto del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, e mi occupo di tecniche di gestione ecocompatibile della flora spontanea all'interno dell'agroecosistema. L'obiettivo della mia ricerca in realtà è duplice. Voglio sia migliorare, ampliare la conoscenza di tecniche agronomiche per il contenimento della flora spontanea, e non chiamiamole malerbe o erbacce. E cosa vuol dire questo? Vuol dire riuscire a contenere la presenza di queste piante ricorrendo al minimo alla chimica di sintesi. Inoltre vorrei riuscire anche a valorizzare tutta una serie di aspetti che sono noti come servizi ecosistemici, legati per l'appunto ad una serie di funzioni che queste piante potrebbero avere all'interno dell'ecosistema. Pensiamo per l'appunto all'impollinazione, oppure a migliorare certe caratteristiche del terreno, come per esempio la struttura. Proprio coerentemente con questi obiettivi, a partire dall'autunno scorso ho implementato il mio primo esperimento qui a Sassari in campo. L'obiettivo qual era? Quello di consociare, cioè di far convivere il cardo, che è una pianta tipicamente coltivata in ambiente mediterraneo per la produzione di olio e che ha problemi legati alla competizione delle infestanti durante il suo primo anno di coltivazione, con delle altre colture, chiamate per l'appunto colture di copertura, che ho opportunamente seminato nell'interfila del cardo. Quello che sto facendo è ora valutare proprio gli effetti di questa convivenza in termini di produzione, in termini di appunto contenimento della flora spontanea, ma anche di diversità. Quindi può questa convivenza aiutare la biodiversità, ma allo stesso tempo aiutare il cardo a crescere? Secondo voi funzionerà? Benissimo, grazie. Grazie. Vittoria, domande? Vittoria, lei è dentro il magico mondo dell'agraria, che diciamo in teoria dovrebbe essere un applicativo delle scienze, cioè c'è quella roba che i naturalisti fanno all'interno del proprio campo, e lei invece, come i suoi colleghi, prova ad applicarla dentro una cosa che alla fine è non è più importante o meno importante di altre, ma diciamo è la base della nostra alimentazione. Cosa che sembra nulla ma è importante. Lei, questo elemento qui, cioè del fatto che l'alimentazione, quei problemi che abbiamo oggi anche, no? Di cui parliamo tanto, è un tema fortemente importante anche per la passione dei giovani rispetto ai cambiamenti climatici. Come riesce a conciliare l'applicazione del suo lavoro con questi temi che invece sono così molto più orizzontali, diciamo? Ah, diciamo che la frontiera attuale dell'agronomia, che rappresenta un po' il manifesto poi della società degli agronomi attualmente in Italia e in Europa, è quella proprio di muoversi verso un'intensificazione sostenibile, cioè riuscire a coltivare aree che apparentemente potrebbero essere appunto definite marginali perché povere, in realtà facendo delle scelte culturali che in qualche modo riescano a valorizzarle.
È proprio in quest'ottica che, per esempio, la tecnica di appunto contenimento delle infestanti che vi ho presentato potrebbe rappresentare un valore aggiunto proprio in termini di servizi ecosistemici, perché attraverso, per esempio, la consociazione, come ho fatto nell'esempio che vi ho presentato, di una coltura di copertura che può essere una leguminosa con un cardo, in realtà riesco anche a migliorare quella che è la fertilità del suolo e quindi in qualche modo di implementare quelle che sono le caratteristiche di un suolo che altrimenti non sarebbe più destinabile alla produzione agraria. Quindi in realtà in questo modo io riesco a conciliare entrambi gli aspetti, perlomeno spero. Ci provo. Grazie ancora, Vittoria.